Ricominciamo. Innanzitutto un saluto a degli studenti di Messina, studenti della professoressa Albanese che ci stanno seguendo in streaming. E adesso tocca al professor Stefano Zamagni, che io ho già avuto, ho già detto qualche parola di presentazione su di lui, ed è anche difficile riassumere tutti i campi su cui ha dato contributi significativi, ma se dovessi trovare un'etichetta comune per tutti questi campi, io direi che lui ha lavorato per l'umanizzazione dell'economia. È questo in fondo il tema che unisce tutto il lavoro che ha fatto. Prego Stefano. Grazie Stefano, condividiamo lo stesso nome, è già un buon punto di partenza. Grazie molto per l'invito e complimenti per questa iniziativa che giudico afferente e pertinente. Pensare di avvicinarci all'Expo in una forma di questo tipo merita rispetto, perché altre realtà si preparano con altri metodi e per altre vie. E quindi ringrazio Stefano e Luigino per aver ideato e proposto alla Regione Toscana questa iniziativa. Ecco, io sto al tema che è stato assegnato a questo seminario di oggi, prendendo le mosse da questa considerazione che pure altri hanno già fatto, e cioè che la biodiversità economica è in declino, rischia l'estinzione. Questo è un fatto oggettivo. In altre parole, i processi di omeomorfismo che è possibile osservare nelle nostre economie ci indicano una diminuzione del grado di biodiversità economica. Allora, questo è un fatto, inutile discutere sui fatti, bisogna discutere sull'interpretazione dei fatti. E allora io cercherò nella mia esposizione di dare risposta a queste due domande. Perché è successo questo? Perché nel corso dell'ultimo quarto di secolo, 25-30 anni, questo processo di graduale riduzione del tasso di biodiversità è accaduto? Seconda domanda, quali sono le conseguenze di questa diminuzione? Perché uno potrebbe anche dire, è vero che è diminuita la biodiversità, ma che male c'è? Dopotutto, potrebbe essere anche un bene, non solo un male. Allora mi corre l'obbligo di indicare quali conseguenze negative derivano da questo fatto. E infine, la terza domanda è che fare? La domanda di Lenin, come voi sapete. Di fronte alla constatazione da cui parto, cosa occorre fare? Una premessa. La biodiversità economica è un valore. Quindi quello che dirò parte dall'accettazione di questo assunto. È un valore perché, come nella sfera politica e nella sfera democratica, non potremmo parlare di democrazia se ci fosse un solo tipo di partito politico o qualcosa del genere. Alla stessa maniera, nella sfera, nell'arena del mercato, se esiste un solo tipo di impresa, questo è un male per le ragioni del mercato stesso. Quindi ecco perché la biodiversità è un valore che va difeso. Allora la prima domanda è: come mai è accaduto questa diminuzione? Per rispondere a questo forse è opportuno una breve, Luigino prima da un'altra angolatura sottolineava il medesimo punto, caratterizzare in termini molto sintetici la diversità tra le due matrici culturali, quella americana, nordamericana e quella europea, per quanto riguarda gli studi del management in generale o, se vogliamo, dell'economia. Come noi sappiamo, il principio base della matrice culturale americana, dominante fino a non molto tempo fa, era il principio di restituzione, restitution principle, da cui l'implicazione secondo cui l'impresa è una merce come le altre. The firm as a commodity, si dice. Cioè dire, l'impresa non è un soggetto né autonomo, ma è, e quindi non è un soggetto morale, ma è come una scatola che va riempita di contenuti da coloro i quali la vivono o la abitano e di chi
coloro i quali se ne servono per raggiungere determinati fini, come può essere quello del profitto o di altri fini, non importa. Nella tradizione invece culturale europea, il principio base è sempre stato quello della condivisione, non quella della restituzione. E il principio di condivisione ha portato, come coloro i quali hanno coltivato le discipline aziendali, che sono una delle caratteristiche del nostro patrimonio culturale, quando dico nostro intendo questa volta dire italiano e tedesco, è l'idea dell'impresa come associazione o meglio come comunità. Perché se l'impresa è vista the firm as an association, è ovvio che il principio che guida il suo agire non può che essere il principio di condivisione, declinato in un modo o nell'altro, in una forma o nell'altra, ma è questo il principio. Nella concezione invece americana, l'impresa è un soggetto, è una macchina, si direbbe macchina da soldi, questo è la definizione che ne ha data un esperto di management americano, John Ladd, in un saggio piuttosto famoso del 1973 o 74, in cui dice: è inutile discutere di quel che si sente in giro, dire in giro, perché l'impresa è una macchina da soldi. Allora, chi ottiene soldi da questa macchina, se ha una coscienza morale, dopo che ha ottenuto i soldi, ovviamente dovrà restituire una parte alla società di riferimento perché gli ha o le ha consentito di ottenere il suo risultato. Ma il momento in cui il risultato, il profitto viene ottenuto è appunto totalmente irrilevante. Fra l'altro questa è la ragione, come diceva prima Luigino, per cui si pensa che la tecnica, in quanto tecnica, deve essere universale. È ovvio che se io parto da questa concezione arrivo a questa conclusione. Se l'impresa è una macchina da soldi che deve essere utilizzata solo per quell'obiettivo, ne deriva. Ma c'è una seconda implicazione di questa concezione, e cioè quella che oggi è una vera e propria sindrome teleopatica. Non so se avete mai sentito della teleopatia. Gut Pesta, un altro americano professore piuttosto noto in terra d'America di studi e manageriali, è stato quello che ha scritto un bel libro pochi anni fa sulla sindrome teleopatica, non telepatica. Teleopatica vuol dire il telos è il fine. La sindrome teleopatica ha tre momenti. Si individua il fine che l'organizzazione deve perseguire, ad esempio la profit maximization, la massimizzazione del profitto. Secondo, si vanno a cercare gli schemi che meglio, seguendo il criterio di efficienza, si adeguano a quel fine. Il terzo momento della sindrome teleopatica è la anestetizzazione della coscienza morale. E cioè dire, bisogna anestetizzare perché chi opera dentro l'organizzazione non deve avere scrupoli morali, perché se così fosse verrebbe messa a repentaglio il raggiungimento del fine. Quindi quello che noi denunciamo non avviene per caso, è conseguenza di questo schema teleopatico che a sua volta deriva dall'accettazione della premessa di cui ho detto. Ora, questa situazione ci permette adesso di capire perché la biodiversità delle forme di impresa si è andata estinguendo. Perché è evidente che il successo economico stricto sensu del modello americano si è trasferito anche da noi in Europa e è finito per... D'altra parte non ci dobbiamo meravigliare, perché quando una potenza diventa egemone sotto il profilo o militare, pensate all'impero romano, o economico, finisce col diventare egemone anche dal punto di vista culturale. Queste cose dobbiamo saperle dalla storia, la storia ci deve insegnare. Quando un soggetto diventa egemone, per una ragione, perché ha una maggior forza militare, una maggior forza economica, è inevitabile che finisca con l'esercitare l'egemonia culturale. Quindi era da aspettarselo che anche nelle nostre università europee arrivasse dalla terra d'America questo appunto, che è quello che registra. Ma qui c'è una
interessante, direi, direi come vendetta della storia, e cioè che in questi ultimi decenni, 15-20 anni, in America, voi sapete che la matrice filosofica americana è il pragmatismo. Il pragmatismo è nato in America, in Europa non era mai esistito. Ed è la grande fortuna degli americani, che sono pragmatici. E uso il pragmatismo nel senso filosofico del termine. E cioè, quando hanno capito che le cose davano risultati perversi, hanno cominciato a cambiare. Questa è la ragione per cui ad Harvard, alla Harvard Business School, da alcuni anni esiste il Master in Humanistic Management, cioè in management umanistico. E l'hanno voluto chiamare, e lì fanno studiare filosofia, fanno studiare anche la nostra storia italiana, di quando è nato, eccetera. Una cosa incredibile, basta andare nel sito e vedere i syllables, i syllabi dei vari corsi, eccetera. Noi europei invece, che abbiamo ingressato questi modelli, questi schemi, in tempi relativamente recenti, continuiamo appunto a replicarli perché ancora non abbiamo capito che in America invece stanno già cambiando. Ovviamente non in tutta l'America, ma pensate a personaggi come Mintzberg, pensate a personaggi come Michael Porter, che tutti conoscete, insegna a Harvard, pensate a personaggi come Goschall, eccetera, che sono i guru della scienza del management, i quali appunto stanno prendendo le distanze da quel modello di cui ho fatto parola, eccetera. Ecco allora il punto conclusivo di questa prima domanda. La diminuzione della biodiversità economica, biodiversità nel senso di forme di imprese, è quindi dovuto ultimamente ad una diminuzione di capitale civile. Questa è la mia tesi. Voi sapete che, a parte il capitale naturale, di cui ormai nessuno più parla, ma se ne parla per altre ragioni, c'è il capitale umano, c'è il capitale sociale e c'è il capitale civile. Ora, non è una carenza di capitale umano che ha portato al fenomeno di cui stiamo parlando, perché il capitale umano c'è, e come se c'è. Lo vediamo anche noi italiani. Noi italiani forse che difettiamo di capitale umano, ma come si fa a dire idiozie di questo tipo? Gli stranieri ci rubano tutti i cervelli, basta che un italiano vada all'estero e li offrono. La Germania è piena ormai di studiosi o anche di operatori italiani, non parliamo della California, della Silicon Valley e così via. Quindi non è una carenza di capitale umano, eppure ancora oggi si continua a insistere capitale umano, no? È ovvio che bisogna continuare, però non è lì. Ma anche il capitale sociale non è il fattore decisivo. Perché il capitale sociale, nel senso ormai della più recente direi convergenza di opinioni dei sociologi, l'insieme, il network di associazioni, di cosiddette non profit, di terzo settore, dal volontariato, non è questo che ci fa difetto, soprattutto a noi europei, ma anche in America. Quello che fa difetto è il capitale civile, cioè dire quella assetto di istituzioni, sia politiche ma soprattutto economiche, che tendono a produrre effetti perversi. C'è una bella espressione usata che mi ha molto colpito, da Dudley. Dudley è un senatore del Congresso americano che viene dal mondo della finanza, ha passato tante esperienze, un personaggio notevole, William Dudley, che ha pubblicato recentemente uno scritto suo, un po' meno di un libro, ma più di un paper, in cui usa una metafora che mi ha molto interessato. Commentando la recente crisi economico-finanziaria nata in America, perché gli americani producono le crisi, e c'è una ragione specifica. È la crisi del 29, dove è nata? Non è nata a Wall Street. È la crisi del 2007, dove è nata? Gli americani lo fanno strategicamente. Se voi leggete i lavori degli storici economici, come dire, più quotati, come Ferguson, come Williamson, eccetera, lo dicono, e sono americani, lo dicono. Cioè fa parte della strategia, voi vedete che gli americani producono la crisi, la esportano, e loro sono i primi ad uscire. E da questa crisi gli americani sono usciti già 3 anni fa.
Avete sentito l'ultimo discorso di Obama di una settimana fa sullo Stato dell'Unione? E invece ce la esportano a noi europei e noi siamo incapaci di reagire alla crisi con la rapidità con cui reagiscono loro. Ma questo adesso è un altro discorso che mi porterebbe su un altro piano, però non dobbiamo dimenticarlo, perché le cose stanno così, perché non è possibile che tutte queste crisi avvengano in un particolare fase storica e in un particolare contesto geografico, e che, come nel 29, chi furono i primi ad uscirne? Gli americani. Perché gli americani, da buon pragmatici, ottennero la consulenza, tra virgolette, di Keynes, che però era inglese. E Keynes, inglese, non viene ascoltato in casa sua, ma viene ascoltato dal presidente americano dell'epoca, Roosevelt, che ottiene il risultato di uscire prontamente. E l'attuale situazione replica esattamente, mutatis mutandis, quel caso. Allora, ecco il punto. Il punto è che se vogliamo contrastare la diminuzione della biodiversità economica, che è un valore, un fatto altamente positivo, bisogna arrivare a porsi il problema di come ricostituire il capitale civile, cioè il disegno istituzionale, l'institutional design. E le istituzioni sono sia quelle economiche sia quelle politiche, soprattutto quelle economiche. Se noi non modifichiamo l'assetto istituzionale, ci sarà poco da fare. Se mi è consentito una digressione, voi sapete che nella dottrina sociale della Chiesa cattolica, c'è un concetto che è stato introdotto per primo da Paolo VI e poi rinverdito da Giovanni Paolo II, che è il concetto di struttura di peccato. Le strutture di peccato sono nient'altro che istituzioni economiche e politiche perverse che obbligano te, che vuoi fare il bene, a produrre il male. Ora, la metafora di Dudley, di cui ho fatto riferimento un minuto fa, è esattamente questa. Se la crisi è scoppiata, non è solo per colpa delle mele marce, come si continua a dire, colpa di Tizio che ha rubato, pensate Madoff, che adesso in carcere ha avuto 150 anni di carcere, si vede che, e gli hanno detto che non può morire prima di aver scontato tutti gli anni. Quindi è una cosa bellissima, come si fa a dare a uno di 60 anni, 150 anni, ma si vede che avranno avuto la loro ragione. Cioè non è colpa soltanto del cattivo comportamento individuale, ma, dice Dudley, le mele marce dipendono da come si conservano le mele. Bellissimo. Perché se io metto le mele in una cesta, tutte ammucchiate, e non metto tra una mele e l'altra la paglia, dopo un po' le mele marciscono. Se invece voi mettete la paglia, queste si mantengono a lungo. Chiaro che è una metafora. Il che vuol dire che le cose vanno male non solo per il cattivo comportamento dei singoli, perché sono cattivi, egoisti, perversi. C'è anche questo. Ma perché le strutture, cioè le istituzioni, inducono, nel linguaggio della Chiesa si dice al peccato, da economisti diciamo, producono istituzioni che sono di tipo estrattivo, come il libro recente di, avete capito, ha messo chiaramente di Acemoglu, e Robinson hanno messo in evidenza strutture estrattive. Le strutture economiche estrattive sono strutture di peccato, punto e basta. Allora, se io voglio cambiarle, è inutile che io faccia la predica a ciascuno di voi dicendo fate buoni, siate bravi, perché anche se voi diventate bravi, bisogna diventare bravi e buoni, però se non cambio quelle istituzioni di tipo estrattivo, non ci sarà da aspettarsi risultati migliori. Ecco allora il punto. Se noi vogliamo fermare questo degrado progressivo della biodiversità, dobbiamo metterci in testa di ricostituire il capitale civile e quindi di ridisegnare le istituzioni. E le istituzioni altro non sono che le regole del gioco. E questo, capite, è un impegno. Non che cambiare i nostri comportamenti individuali non sia necessario. È necessario, ma non sufficiente. E detto fra di noi, a volte è più facile convertire
noi stessi che non convertire le istituzioni. Convertire non ha un significato religioso, che sia ben chiaro. Convertire vuol dire cambiare il modo di funzionamento delle istituzioni. Detto questo, allora la domanda adesso passa al secondo punto. Ma uno potrebbe chiedermi, ma perché così ce l'hai così tanto con la diminuzione della biodiversità? Ce l'ho perché tre sono le conseguenze nefaste che ne derivano. La prima ha a che vedere con il divario crescente tra l'invenzione e l'innovazione. Ecco, questa è una distinzione che mai viene fatta in Italia. Ora, voi dovete sapere, per i nostri, gli italiani sicuramente lo sanno, che nelle classifiche mondiali gli italiani, l'Italia, è tra i primi posti quanto a tasso di creatività, cioè di inventività, mentre agli ultimi posti, parlo dei dati dell'OCDE, dei paesi più avanzati, nel tasso di innovatività. Questo è il punto. Perché noi siamo bravi a inventare e non siamo bravi a innovare? E voi capite qual è la differenza. Perché per innovare bisogna rispondere alla domanda: è sostenibile quella certa invenzione? Cioè è generatrice di valore, un valore superiore a quanto è stato necessario per metterla in atto? Mentre per inventare è sufficiente un genio che a tavolino inventa una cosa nuova. Ebbene, questo divario tra invenzione e innovazione è amplificato dall'aumento, dalla scomparsa della biodiversità. Perché si può dimostrare empiricamente, ma non è qui la sede, non ne ho il tempo, che quanto più omogenee sono le forme di impresa, cioè l'unico tipo dominante, tanto più alto è il divario che si crea. Perché, vedete, la competizione di cui tutti, soprattutto gli economisti, parlano, è tale quando si tratta di scegliere non tra imprese, una pluralità di imprese dello stesso tipo, ma tra tipologie diverse di imprese. Questo è, ad esempio, uno dei punti dell'insegnamento di Amartya Sen, che non viene mai ripreso, ma è fondamentale. Già in un saggio di tanti anni fa, quando ancora scriveva di India, aveva messo. Cioè dire, tu hai competizione non solo perché ci sono sul mercato 50 imprese, ma se queste 50 imprese sono tutte dello stesso tipo, quella è una competizione di immediata. La vera competizione è quando tu hai 20 imprese capitalistiche, hai 20-10 imprese sociali, come diceva Andrea Bisch prima, hai imprese, come chiamano ora in America, B Corporation, che vuol dire Beneficial Corporation, una forma nuova introdotta 4 anni fa in America ad opera soprattutto di Schiller, Robert Schiller, premio Nobel dell'economia di pochi anni fa. Lui si è impegnato molto in questo senso. E che sono una specie delle nostre imprese sociali, ma non uguali. Hanno un modello di governance diverso. Cioè dire, la vera competizione c'è quando i potenziali imprenditori e soprattutto i consumatori possono scegliere se comprare l'oggetto di cui hanno necessità dall'impresa di tipo capitalistico o dall'impresa sociale che pure si occupa, perché come ormai sappiamo il voto col portafoglio significa questo. Io votando col portafoglio mando un segnale al lato della produzione del tipo: il tuo prodotto mi piace, questo è bello, però io so che tu l'hai ottenuto violando diritti umani fondamentali, e anche se il tuo prodotto è bello e il prezzo è buono, il rapporto qualità-prezzo, non lo compro, preferisco comprarlo da quest'altro. Voglio dire, il commercio ecosolidale è nato così, sapete, pensate ai fenomeni di cash mob che sono nati in America, Vedete quello che vi dicevo prima, il pragmatismo americano. Il cash mob è nato in Pennsylvania 4-5 anni fa e si è subito diffuso in Europa, però l'idea originale è nata là. E così via. Ecco allora il primo danno della scomparsa della biodiversità, la diminuzione della vera competizione.
E quando diminuisce la vera competizione, è ovvio che il sistema poi ne risente nelle varie forme e così via. Ma c'è una seconda conseguenza nefasta, ed è quella di aver reso il mercato il regno dei fini e la democrazia il regno dei mezzi. Questa è un'inversione epocale mai esistita nei secoli precedenti. Eppure, anche nei secoli precedenti c'era il capitalismo. Questo è quello che oggi viene chiamato il nuovo spirito del capitalismo. E tutto qui, cosa vuol dire nuovo? Vuol dire che mentre prima il capitalismo era al servizio controllato dalla politica democratica, oggi è il contrario. Oggi noi vediamo che l'economia ieri era dentro la politica e la società, oggi il discorso economico va a legittimare il discorso politico. E questo ci aiuta a capire perché la scomparsa della biodiversità è pericolosa. Perché il giorno in cui sul mercato esistesse un unico tipo di impresa, con le caratteristiche che possiamo immaginare, quella è una minaccia potente alla democrazia. Io ho capito questo esistenzialmente quando 3 anni fa, per la prima volta andando in Corea del Sud, ero stato invitato perché avevano tradotto un libro che ho scritto sulla cooperazione, l'avevo scritto con mia moglie vera, e allora mi ci hanno invitato per la presentazione. E arrivando in Corea del Sud ho chiesto: ma perché voi, che siete la nona potenza del mondo, la potenza industriale, oggi la Corea è nona, perché voi volete introdurre con una legge che è stata approvata nel 2012, nel dicembre del 2012, quindi 2 anni fa, le cooperative? Che bisogno avete? Sapete cosa mi ha risposto il presidente, anzi il ministro? Dice: perché, vede professore, noi abbiamo scoperto che il PIL della Corea del Sud è prodotto da 9 grosse imprese. Samsung e quello là che fa le macchine, come si chiama, lo sapete meglio di me. E dico: ah sì, io ho fatto finta di non capire. Ho fatto lo scemo, come ha detto Papa Francesco recentemente in un'occasione. E cioè dico: ah sì, ma perché? E dice: perché se questi i 9 managers, i chief executive officers di queste 9 grosse multinazionali domani decidono di delocalizzare o di ricattare il governo, lo possono fare, perché è sufficiente che dicano: noi chiudiamo e noi coreani moriamo. E io allora mi sono congratulato, dico: bravi coreani, perché vuol dire che avete capito il valore della biodiversità. E loro hanno fatto la legge e oggi, a distanza di 2 anni, sono già nate 6.000 cooperative. 6.000. Perché i coreani, quando decidono, sapete, no? Fanno in fretta. Non stanno. E questo è significativo. E come seguito di quello hanno tradotto il libro che ho scritto con Luigino, di economia civile. Quindi non solo il libro sulla cooperazione, hanno tradotto. Luigino, che è bravo, che sa il coreano, ha corretto le bozze in coreano. Io non ho appena dicendo questo, infatti. E quindi loro adesso cominciano anche, no, ma adesso Luigino non si rende conto, ma io tutte le settimane ricevo delegazioni dalla Corea a Bologna all'università, perché vogliono sapere chi è questo Genovesi, cioè allora bisogna raccontargli un po' di episodi. Chiusa la parentesi. Ecco allora la secondo rischio: la scomparsa della biodiversità è oggi la minaccia più seria alla democrazia. Alla democrazia. E allora, se amiamo la democrazia, dobbiamo essere coerenti. Quindi io invoco la biodiversità non perché abbia degli interessi in gioco, ma perché a me piace la democrazia. Ognuno ha i suoi gusti, no? E a me piace la democrazia, e quindi io so che il giorno in cui, in nome del mito dell'efficienza, noi accedessimo all'idea che è bene avere un unico tipo di impresa, quella capitalistica organizzata secondo i criteri del new management, otterrò maggiori risultati sotto il profilo, però vado a minare le fondamenta della democrazia. Ma c'è una
E fra l'altro, insomma, non si può dire tutto, capite che questa inversione dei ruoli tra la sfera del mercato e la sfera della democrazia è la ragione per cui la distruzione non è più creatrice. Il riferimento è alla famosa frase di Schumpeter della distruzione creatrice. E aveva ragione, perché alla sua epoca, 1911, quando pubblica il suo libro, era vero. Lui dice: il capitalismo distrugge per creare, distrugge i rami secchi, le imprese poi, per crearne di nuove, più efficienti, e quindi la società va avanti. Era vero. La novità di oggi è che la distruzione non è più creatrice. Oggi si distruggono, ma non si ricreano. Basta vedere i dati anche in Europa, io parlo del mio paese, in Italia. In questi ultimi 5 o 6 anni sono state distrutte qualcosa come 18.000 imprese e non ne rinascono più. Qualcuna è nata, ma non nella direzione per sostituire quelle 18.000 scomparse e così via. Ecco, allora capite perché il problema è serio più di quanto lo sia. C'è infine una terza ragione, ed è che il nuovo significato che il cosiddetto riformismo, le politiche riformistiche vanno prendendo. Anche qui, per essere in breve, fino a tempi recenti, cioè 30-40 anni fa, le politiche riformistiche che nascono nella seconda metà del 1700, dapprima in Francia, timide, poi in Inghilterra, poi in Germania e nel resto di altri paesi, avevano come fine quello di rimediare ad una specifica market failure, fallimento del mercato, e cioè il mercato garantisce l'efficienza ma non l'equità nella distribuzione del reddito e della ricchezza. Allora, il riformismo attuato per via politica dai governi, e il welfare state è un esempio, ma è solo un esempio, deve servire a in qualche modo riequilibrare. Chi conosce la storia dell'economia sociale di mercato, lui la conosce perché è tedesco, ma la conosciamo anche noi, ha questo significato. Cioè bisogna evitare che la produzione di ricchezza rimanga nelle mani di pochi. Quindi il riformismo o le politiche riformistiche servono a correggere le cose sul fronte della redistribuzione. Qual è oggi la novità? Che il riformismo, di cui tutti si sciacquano la bocca e ad ogni piè sospinto, servono ad aumentare l'efficienza, cioè ad aumentare la capacità di produzione di reddito e di ricchezza. Cioè dire, si invocano le riforme non per far giustizia sociale a chi rimane indietro, ma si invocano le riforme per aumentare la capacità di creazione di valore o di profitto da coloro i quali già lo stanno creando. Voi capite che questa è una bella inversione? Per fare un esempio, ma non parliamo di questo, il recente decreto italiano riguardante le banche popolari e le banche di credito cooperativo va in questa direzione. Si dice: perché io, governo, vi impongo a voi di cambiare la natura, di snaturarvi? Voi siete popolari o banche di credit unions. Vi impongo perché voi siete poco efficienti, perché avete una governance che non permette di internalizzare certe esternalità. Se voi diventate capitalistiche come le altre banche, migliorerà il benessere per tutti. È vero o no che è così? Ora, sono io il primo, ma anche Luigino, siamo d'accordo che le banche popolari di credito hanno delle colpe specifiche e bisognerebbe spaccare la testa, in senso letterale, sì, spaccare la testa, e bisogna che arriviamo a spaccare. Però questo non significa che negare la validità del mio asserto. Cioè si invocano le riforme del mercato del lavoro, in Europa la cosiddetta flessibilità, eccetera, non per redistribuire ed evitare lo sconcio che l'1% della popolazione mondiale ha oggi. Vedete Oxfam, il rapporto della settimana scorsa di Oxfam, una ricchezza pari a quella del 99%. Ma si invocano le riforme per aumentare ancora di più il reddito di quell'1%. E allora voi capite che questo è un problema serio. Allora vedete perché la
bisogna difendere la biodiversità, perché non possiamo andare avanti. E a me ha fatto molto piacere leggere il discorso di Obama, che è lungo 15 pagine, della settimana scorsa, perché ha un passaggio in cui dice esattamente questo. In inglese, mi dice, non possiamo andare avanti a preoccuparci solo dei modi per aumentare la ricchezza e trascurare i modi di distribuzione della stessa. Ovviamente c'è chi dice Obama adesso lo fa perché non può più essere rieletto, beh, però intanto l'ha detto, poteva anche non dirlo, ma l'ha detto, e può darsi che qualcosa avvenga. Certo. Ho finito il mio tempo e quindi devo andare verso la conclusione. Vedete allora che ci sono ragioni forti, cogenti, che ci portano a lottare per contro l'estinzione della biodiversità. E allora, qui la domanda ultima, posso dedicare solo 2 minuti, che fare? E prima cosa, bisogna raccontarcele queste cose. Se i colleghi professori queste cose le scrivessero nei loro articoli e libri, le raccontassero a lezione, sarebbe già un grande contributo, perché noi sappiamo che se c'è ignoranza, c'è manipolabilità e delle coscienze dei cervelli. Ovviamente non basta però fermarci al piano della, come dire, culturale. Bisogna mettere in atto e favorire la crescita di tutte quelle espressioni e quelle forme di impresa che non hanno la forma dell'impresa dominante e che rischiano, per un processo di omeomorfismo, di essere succhiate dalle altre. E qui allora ci vuole una strategia. Bisogna che, dopotutto, perché questo polo che ci ospita stasera, perché la SEC, la Scuola di Economia Civile, pur tra mille difficoltà, è nata e sta andando avanti, con questa intenzione. Perché se noi non aiutiamo coloro i quali, per una scelta libera, vogliono attuare un modello di organizzazione aziendale che funziona e che produce valore, però lo produce in maniera diversa, rendendo felici le persone, rendendo felicitanti il lavoro, perché non è detto che, perché gli economisti continuano a insegnare a microeconomia quando fanno la funzione di offerta di lavoro, che dicono che l'utilità ha come argomento negativo il lavoro e come argomento positivo il salario, ma chi l'ha detto? E se io lavorando mi divertissi? Cioè io ad esempio sono tra quelli. Mia moglie ogni tanto dice che sono un po' scemo, ma forse, non so se ha ragione lei, perché io mi diverto a lavorare. Allora tu perché devi obbligarmi a credere che il lavoro è la noia, la fatica, l'alienazione? C'è anche questo, ma c'è perché appunto io considero il lavoro così. Allora bisogna che favorire, ma favorire non con le parole, supportare l'emergenza di queste forme alternative di impresa, senza chiedere, come dire, sconti speciali, guai, ma la parità di trattamento, questo sì, dobbiamo poterlo. E qui si aprirebbe il discorso della finanza e via discorrendo, eccetera. Ecco allora, perché concludendo, io ho motivo di ritenere che non saranno lontani i tempi, perché io vedo, girando in mezzo alla gente, che la gente si sta stufando. E quando uno si stanca, la reazione è immediata. Bisogna ovviamente avere la capacità di. E per chiudere, veramente voi sapete che ci sono 3 modalità di modifica di un assetto, di un sistema. C'è la modalità rivoluzionaria, c'è la modalità della trasformazione e quella della riforma. La modalità rivoluzionaria oggi non è più praticabile, lo sappiamo. Qualcuno ci aveva provato in passato. La vera alternativa è tra trasformazione e riforma. E sapete la differenza? Che nella strategia della riforma io mantengo la macchina uguale, ci metto delle pezze quando emerge una rottura. Invece nella strategia della trasformazione io cerco un po' alla volta, gradualmente del tempo, di trasformare la macchina stessa. Ecco, l'idea che è alla base dell'economia civile, che non è un modello, è un modo di guardare la realtà, cioè un paradigma, è esattamente quello della trasformazione, che tiene conto di tutti i condizionamenti che la storia pone e che evidentemente ha un obiettivo che è quello che si è cercato di dire. Grazie per l'attenzione. Ne approfittiamo, we'd like
to say hello and welcome to Professor. Vorremmo dare il benvenuto al professor Frey e al professor Venhoven, che sono appena arrivati. Sono nel pubblico e li applaudiamo. Also his wife. Anche sua moglie. Welcome. Benvenuta. Pensavo che fossi in fondo alla sala. No, sei lì, allora benvenuto. Yes. Allora, ho dimenticato il nome di tua moglie. Tu sei stato allo piano nel 2010 e ritorni. E questa è una bella esperienza per te. Allora, c'è tempo per alcune domande al professor Zamagni. Ci sono ancora 10 minuti. Yes, please, Jennifer Nedelsky. Thank you very much. Grazie mille. Io vorrei farle questa domanda a lei, ma anche a tutti voi, perché io sento una tensione. Da una parte l'economia lavorerebbe meglio con la biodiversità, saremmo più innovativi, sarebbe un'economia migliore. Dall'altra parte, no, non vogliamo essere troppo economici, pensare solo ai soldi, la democrazia è importante, quindi anche se non viene fuori, questo sistema economico comunque segue dei valori, eccetera. Quindi vorrei chiarire idee di dove vogliamo vuole focalizzare l'argomento, cioè che cos'è che funziona meglio come economia, un'economia più produttiva, oppure queste due cose possono andare avanti insieme, quindi possiamo avere un'economia più produttiva in un modo che sia anche buona per la democrazia. Sì, questa è una domanda molto intrigante. Ce l'hai... Sì. Ma è molto pertinente. Il punto è che noi economisti siamo persone strane perché noi manipoliamo le parole. Allora, noi usiamo la parola efficienza come se fosse un concetto unico, ma noi ci dimentichiamo di dire che la nozione di efficienza è stata introdotta da Pareto, l'economista italiano Pareto, in un modo occulto, perché nascosto, perché Pareto ha dato due descrizioni di efficienza: una l'efficienza dell'utilità e l'efficienza del tipo economico, ma poi sono stati confusi questi due tipi. Oggi chiamiamo l'efficienza dell'utilità quello che Pareto intendeva con questo termine, questo ha fatto creare una confusione, perché Pareto dice devo fare quello che è per la mia interesse, quella dell'efficienza, mentre l'utilità si riferisce a tutta la società, quindi secondo l'argomentazione della funzione dell'utilità include gli individui, ma l'inverso non è corretto. Quindi è ovvio che noi facciamo credere alle persone che se tutti seguono i propri interessi utilitaristici, alla fine si massimizza il bene comune, che non è necessariamente vero. Quindi noi continuiamo a usare la parola efficienza come se fosse l'unico valore per il quale vale la pena lottare, combattere, eccetera. Ed ecco perché sono sicuro che anche Stefano Battolini ha parlato l'altra volta. Quindi il fatto è che quando parliamo di felicità nel posto di lavoro, eccetera, noi intendiamo esattamente questo, che voi potete avere un posto di lavoro che è perfettamente efficiente, ma questo non genera felicità. Quindi la questione è chi ha il diritto di decidere se la felicità è un valore da prendere in considerazione o no. Non si può usare e dire no, questo non è efficiente, perché questa
è una contraddizione in termini, perché allora dovete avere una metateoria che ti permette di dire che l'efficienza è l'unico valore più alto, ma non riesce questo fraintendimento della nozione di efficienza di Pareto. Quindi io volevo spiegare questa cosa. Adesso, allora, perché la biodiversità è importante, volevo aggiungere, nelle scienze naturali, nel contesto delle scienze naturali. Sappiamo che questo è uno dei grandi fattori, problemi della sostenibilità nella nostra società, che la biodiversità sta diminuendo anche in termini di specie naturali. Allora, perché è così? Penso che prima di tutto abbiamo degli insiemi alternativi di meccanismi di soluzione dei problemi che aumentano l'accesso di certi organismi a certe sfide, e questo sta diventando praticamente pertinente per quanto riguarda le crisi, in un tempo di crisi, perché una delle più grandi crisi nella storia della vita sul pianeta è stato 300 milioni di anni fa, con questo scontro fra satelliti che hanno distrutto, che hanno fatto morire tutti i dinosauri, eccetera. E probabilmente, anche se non sappiamo esattamente, poi c'è un'altra teoria, quindi se la vita è sopravvissuta è soltanto perché c'era la biodiversità, e quindi in certi posti, se noi riduciamo questo, di fatto non sappiamo che cosa succederà. Quindi se noi perdiamo le specie, migliaia di specie al mese, allora non sapremo le conseguenze a lungo termine. Quindi questo è un aspetto importante, e vorrei aggiungere anche un altro aspetto che riguarda la democrazia. Lei ha detto molto bene questo esempio del nono posto delle nove compagnie coreane, che se loro morissero allora tutto il paese andrebbe in fallimento. Allora, se avessimo delle piccole e medie imprese molto forti, se ci fosse una situazione diversa, allora questo non sarebbe così chiaro, perché l'esistenza delle piccole e medie imprese, per esempio nell'economia emergente, è un fattore molto importante che garantisce il pluralismo delle posizioni, per esempio, che non sono più dipendenti da queste grandi aziende, quindi possono formulare delle posizioni nel pubblico generale, possono sponsorizzare dei giornali, per esempio, della stampa indipendente, con la pubblicità. Quindi, anche se questo aiuta i giornali a sopravvivere, quindi questo dipende dall'ONG, per esempio, che possono sopprimere facilmente delle posizioni pluralistiche, qualunque forma di opposizione, voce di opposizione all'interno della società. Quindi dobbiamo vedere le istituzioni dal punto di vista politico in termini di indipendenza. Quindi, se parliamo di politica contro l'economia, parliamo di sistemi integrati e di forme di interdipendenza, ed ecco perché penso che questa pluralità di istituzione economica è così importante per la pluralità dei soggetti politici. Allora, Bruno Fei ha parlato della democrazia delle istituzioni in Svizzera, non soltanto lì, affermando qualcosa di molto simile. Io vorrei sottolineare due punti riguardo questa idea della biodiversità e della democrazia. Innanzitutto un paradosso, anzi due paradossi, perché l'economia di mercato in realtà ha incrementato la biodiversità a livello mondiale, perché in particolare prima del crollo del comunismo, se si andava in Russia o in Polonia, come ho fatto io quando ero giovane, quello che veramente mi colpiva era l'assenza della biodiversità dei prodotti. Se si andava in un negozio c'erano due o tre tipologie di t-shirt, e una volta tornato in Italia o in Germania
in Germania Ovest, chiaramente, i colori del mercato ci colpivano, le centinaia di prodotti, quindi il successo del mercato è stato legato proprio alla biodiversità dei beni. Adesso nelle organizzazioni, dato l'imperialismo di questo nuovo criterio che cerca di implementare in tutto il mondo la stessa lingua, la stessa cultura, lo stesso modo di gestire l'impresa, lo stesso modo di gestire le aziende, chiaramente c'è una riduzione della biodiversità e c'è una riduzione anche della capacità di innovatività e creatività. Ed è un paradosso, se ci pensate, perché la creatività ha bisogno della biodiversità. Secondo esempio, questa idea di ciclo di vita degli esseri umani e delle organizzazioni. Noi siamo molto creativi, come ho detto, siamo molto creativi quando riusciamo a lasciarci contaminare dagli altri, quando siamo giovani, quando siamo poveri, quando interagiamo con gli studenti, con i colleghi, siamo molto creativi. Nella misura in cui riduciamo il nostro contatto con persone diverse da noi e quindi riduciamo il nostro contatto con la diversità, anche la nostra creatività ne soffre. Lo stesso accade alle organizzazioni, perché le organizzazioni sono vive nella misura in cui sono capaci di riunire persone diverse, ma c'è un ciclo di vita di queste organizzazioni. Quando si giunge alla divisione della forza lavoro, la divisione dei dipartimenti, la dirigenza che è molto lontana dai lavoratori e così via, si supera un valore soglia e quindi gli utili in termini di produttività, i vantaggi in termini di produttività sono ben inferiori rispetto alle perdite di biodiversità. Quindi non sono un profeta ovviamente, ma la mia previsione è che stiamo andando verso una crisi del capitalismo, che è dovuta alla carenza di biodiversità, perché le organizzazioni sono tutte simili, le facoltà di economia sono tutte simili, in particolare le grandi aziende di consulenza a livello globale sono molto pericolose, perché Accenture, McKinsey implementano la stessa cultura in tutto il mondo, dall'Africa all'India, e credo che questa riduzione della biodiversità possa effettivamente creare una serie di crisi del capitalismo, un'eterogeneità che non esisterà più, quindi il contrario di quello che fa il mercato, che vuole incrementare la varietà a livello globale. Grazie comunque. Giovanni deve andare, Stefano deve andare, grazie. Andiamo a finire, forse mi rilasso questo, non lo so. Sì, vediamo. C'è qualche altra domanda, commento? I nostri ricercatori sono molto molto tranquilli, forse sono stanchi dopo 2 settimane di programma. Comunque, se volete dire qualcosa, fatelo liberamente. We can also conclude here. Forse possiamo concludere qui? No, forse c'è una domanda. Ultima domanda, perché il relatore non c'è più. Non si sente molto bene, forse è spento? Si è parlato dell'America come un paese in cui le imprese diventano sempre più grandi, meno diversificate, eppure avete detto anche che sono le imprese più resistenti alla crisi finanziaria. Come si spiega questa differenza? Ma credo che Zamagni lo abbia detto, ma sfortunatamente è andato via, quindi... Beh, innanzitutto penso che quando parliamo dell'America, dell'Europa, io sono sempre un po' in imbarazzo, perché noi utilizziamo ovviamente una tipologia ideale, ma ci sono delle biodiversità. Credo che il segreto degli Stati Uniti, molto più del Sud America, perché se guardate al Brasile e agli Stati Uniti sono molto simili, ma la capacità di integrazione di persone che provengono da retroterra diversi è stato il successo del grande umanesimo dell'America, la capacità quindi di trasformare problemi in opportunità, come gli italiani, che chiaramente sono arrivati lì come mio nonno, che era totalmente analfabeta ed è
insomma diventato qualcuno, quindi questa capacità della biodiversità è stato un successo dell'America. La mia critica in realtà è molto specifica rispetto al modo in cui si intende il management, la nuova teoria del management, perché è molto particolare. Chicago, Princeton e l'MIT sono il cuore di questa produzione teorica, ma se andiamo nella vera America, non soltanto nell'idea immaginaria che abbiamo noi dell'America, degli stereotipi americani, trovate un'enorme biodiversità. E se andate a Milano, nelle nostre multinazionali italiane, la cultura è molto simile a quella, ma non mi piace parlare di America, Europa, perché una volta sono andato in Germania per una presentazione di un libro che avevo scritto, che era stato tradotto in tedesco, e parlavo della tradizione italiana, dell'economia, e c'erano alcune persone a cui interessava veramente questa tradizione italiana. Io ero a Dortmund, proprio il cuore dell'industria tedesca, e un tedesco mi ha detto: sì, dobbiamo imitare la tradizione italiana. E qualcuno ha detto: la tradizione italiana nell'economia in Germania? No, non credo che funzioni granché. Quindi non è una questione di dire l'Europa è migliore, abbiamo tutta una serie di problemi, in particolare nel sud dell'Europa non stiamo messi benissimo, ecco. Siamo fieri della nostra cultura, ma sappiamo chiaramente quali sono i nostri malanni, quali sono le nostre ferite, e quindi non ha senso dire chi è migliore di noi. Dobbiamo riflettere però sui meccanismi intrinseci, endogeni, che è interessante approfondire. Fortunatamente la realtà economica è ben più diversificata rispetto alla teoria. Abbiamo un grande problema oggi con le scuole di management, con le scuole di economia fondamentalmente, che sono molto molto omogenee e che sono omogenee a livello internazionale. Omogenee anche nel loro pensiero di mainstreaming, quindi non parlano fondamentalmente delle tradizioni locali, non riflettono su diverse tipologie di capitale. Ad esempio, c'era una cattedra per l'economia pubblica che poi alla fine è stata messa da parte per un'altra cattedra di finanza, banale. Abbiamo parlato dell'imprenditoria sociale. Ma diciamo che fondamentalmente il pensiero dominante non è accessibile a molti studenti di economia in tutto il mondo. Il problema della biodiversità è che è addirittura più grave nel mondo accademico piuttosto che nel mondo imprenditoriale, quindi dovremmo chiaramente aprire la mente e cercare di capire cosa sta accadendo, ad esempio nel settore dell'imprenditoria sociale o nelle associazioni locali, eccetera. Qual è la logica alla base di tutto questo? Quali sono le intenzioni? E dovremmo proprio insegnare la priorità di questo ethos a livello locale e anche a livello internazionale per capire meglio la diversità e offrire di più alla gente. Abbiamo parlato di questo proprio nella pausa, ovvero attrarre anche più persone verso l'economia, perché nella situazione attuale ci sono molti giovani, in particolare coloro che sono più orientati al bene comune, che non vogliono andare alla facoltà di economia, perché andare alla facoltà di economia significa già essere instradati verso il profitto, verso questa logica del profitto. Quindi finiamo per attrarre forse le persone sbagliate? Beh, non proprio, ma la teoria viene ribadita più volte. Siamo come intrappolati, no, in questo meccanismo.
e forse il contributo della facoltà di economia che è stata creata qui potrebbe contribuire a ottimizzare questa biodiversità raccontando storie diverse, raccontando studi di caso diversi, raccontare studi di caso in maniera diversa. Adesso con la rete internazionale di imprenditori cristiani a livello globale stiamo cercando di selezionare degli studi di caso. Ogni associazione nazionale deve presentare 5 studi di caso, anche una italiana, non soltanto dandoci dei numeri, chiaramente, che ci consentano di trovare la risposta strategica migliore, ma che si concentrino anche sui valori, perché gli imprenditori hanno scelto questa strada piuttosto che un'altra, per far sì che gli studenti siano consapevoli del fatto che ci sono varie dimensioni da considerare in ambito imprenditoriale e non tutte riguardano la ricerca della soluzione più efficiente a una determinata situazione. Per concludere, una breve osservazione riguardo alla domanda che è stata posta. La grande resistenza dell'economia americana non ha nulla a che vedere con la sua struttura produttiva o la tipologia di impresa che si osserva negli Stati Uniti, è semplicemente una differenza nella politica monetaria e fiscale, in particolare nella politica tributaria. La reazione in Europa è stata totalmente diversa rispetto a quella degli Stati Uniti e questo è il motivo che ha portato ad un recupero ben più veloce rispetto all'Europa. Dobbiamo concludere. Desidero... To remind you... To applause to the speakers. And to remind you that tomorrow... Allora, vi ricordo che domani c'è l'ultimo, ci sarà... l'acme di queste 2 settimane, ci sarà l'ultimo evento con la conferenza sulla felicità pubblica relative a questioni. Jennifer Nedeschi, Bruno Fei, Rudde Novel, che sono già arrivati, sono già qui con noi, e poi vi invitiamo chiaramente a tornare domani. Grazie per questo interessantissimo pomeriggio. Malgrado alcune presentazioni, mi riferisco in particolare alla mia, e ci vediamo domani. Grazie a tutti.